al nuovo Arredo Arena di Francavilla Fontana. Si giocano i primi 90 minuti della doppia sfida play-out tra Virtus Francavilla e Monopoli, il derby pugliese che mette di fronte i due grandi amici Alberto Villa e Roberto Taurino, oggi grande ex sulla panchina del Monopoli. Arbitra scatena di Avezzano, la prima soluzione in area diventa per Sosa che calcia col destro, incrocia con la palla che viene proiettata direttamente sul fondo. In un primo tempo molto bloccato, poche emozioni sotto porta, di fatto nessuna parata per i due portieri. Il Monopoli insiste sempre da quella corsia, quella di destra, con il cross di Borello, la testata di Grandolfo che termina ampiamente sul fondo. Sono queste le uniche emozioni del primo tempo. La ripresa invece si stappa al 50esimo, prima chance con Sosa che protegge il pallone, se la porta sul destro, calcia ma di poco, alto sopra la traversa. La risposta della Virtus Francavilla con l'imbucata dentro l'area, la soluzione per Macca che non tira, Di Marco viene contrastato e calcia col sinistro con la palla che termina direttamente sul fondo. Questa probabilmente la migliore occasione della Virtus Francavilla nei primi 54 minuti. Poi si scatena da sinistra, Viterite chiude ma male, la palla resta lì in gioco per la soluzione dentro l'area per Di Marco che viene contrastato in maniera regolare da Angileri. Qualche protesta per il tocco all'interno dell'area ma VAR e AVAR confermano la decisione di scatena, nessun calcio di rigore per la Virtus Francavilla nonostante le tante proteste del nuovo Arredo Arena. Al 60esimo il cross gioiello di Viteritti per la testata vincente di Franco Sosa che porta in vantaggio all'ora di gioco il Monopoli, l'argentino che segna il suo secondo gol in campionato. Lo fa grazie a un cross delicatissimo e perfetto da parte di Orlando Viteritti che riesce col contagocce a trovare la testata ingirata di Sosa che trova l'angolino. Niente da fare per Branduani, 1-0 per il Monopoli che si porta in vantaggio con la giocata del terzino, l'esterno destro Viteritti e la testata di Franco Sosa. Vantaggio all'ora di gioco per la squadra di Roberto Taurino che adesso può gestire cambi che permettono a Sosa di trovarsi nuovamente all'interno dell'area. Sterza, palla sul destro, mancino dentro l'area, flipper liberato definitivamente alla fine da Biondi direttamente in fallo laterale. Tarda ad arrivare la risposta della Virtus e allora ci prova ancora Iaccarino dal limite, si sistema il mancino e calcia, deviazione in corner di Branduani che questa volta smorza il pallone oltre la linea. La palla in calcio d'angolo, la risposta che arriva all'88esimo con le proteste su questo tocco di Derisio, ma anche in questo caso non c'è nulla per il direttore di gara. Poi l'imbucata per Tommasini che col mancino trova il gol dello 0-2, ma il VAR cancella una soluzione già individuata dalla seconda assistente Tempestini di Roma 2. Posizione irregolare da parte di Tommasini, entrato da pochi minuti e qua in posizione di fuorigioco. Sono 5 minuti di recupero ma succede di tutto, un gol quindi cancellato al Monopoli per questa posizione irregolare di Tommasini, un gol che arriva invece da calcio piazzato con il destro di Federico Macca, velenosissimo all'interno dell'area, non la tocca nessuno e diventa la traiettoria dell'1-1. Festeggia anche capitan Monteagudo ma non l'ha toccata, il gol è di Macca, 1-1 pesantissimo nel finale, traiettoria fantastica a trovare il secondo palo, non può nulla in questo caso Dalmasso, da rivedere la perla sul secondo palo, il mancato tocco del capitano, anche qua check in corso ma il gol alla fine è valido, esplosione di gioia del nuovo Arredo Arena al gol concesso per la posizione regolare. Dopo 10 minuti di recupero termina 1-1 il verdetto, arriverà settimana prossima al Veneziani.